Allora, un vecchio brano di Adriano Celentano, e il titolo è Scontro sul lavoro che non c'è, in alto e basso, come si dice nei giornali, in minuscolo e non in maiuscolo, come al solito. Poi lo adeguiamo a tutti gli altri titoli, anche graficamente. Grazie per essere qui, 21:11 in diretta, come sempre, Rete Veneta. Il Senato ha detto sì alla fiducia chiesta da Matteo Renzi per il decreto sul lavoro, ma continua lo scontro. Insomma, ogni giorno i sindacati sparano contro il Presidente del Consiglio, che risponde alle critiche. Silvio Berlusconi ha stupito un po' tutti dicendo che comunque appoggerà il governo, e quindi ogni tanto cambiano le posizioni di Forza Italia. Insomma, una situazione molto, molto difficile, molto complicata, su un versante che però interessa tutti, e lo scontro è proprio sull'apprendistato e sulle sanzioni che colpiranno gli imprenditori che assumeranno più del 20% di contratti, di giovani con contratti a tempo determinato. Una volta erano costretti ad assumere il lavoratore, a questo punto il dipendente, l'apprendista, a questo punto saranno puniti con una sanzione molto dura, e quindi lo scontro è essenzialmente su questo. Ma ne parleremo e vedremo in tutti i dettagli non solo questo problema, ma anche altri che si riflettono molto sul nostro territorio. Io direi di partire, prima di presentarvi gli ospiti, con un'intervista proprio sul lavoro all'assessore al lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan. L'Europa deve fare in modo che tutti i governi abbiano una fiscalità unica, altrimenti la concorrenza ci porta via mercato e quindi occupazione. Per poter rilanciare l'occupazione noi pensiamo che bisogna ridare slancio all'economia attraverso i consumi. Come? Bisogna tagliare l'IRAP, bisogna dare più soldi in tasca agli italiani, ricreare il rilancio dell'economia attraverso i consumi, in quella maniera si torna a produrre e si torna a comprare. Naturalmente non si può fare soltanto col mercato interno, ma bisogna far sì che quelle che sono le unicità dei prodotti italiani vengano vendute all'estero, attraendo turismo in Italia, facendo una grande squadra italiana che ponga come primo obiettivo il turista in Italia dall'estero. Quindi bisogna andare a rubare, uso questa parola, rubare i turisti dagli altri paesi europei che sono nostri avversari, malgrado siano parte di un'unione economica. Niente, come non detto, in diretta succede questo ed altro. Questo era un candidato Malgara. C'è stato uno scambio nell'ordine dei servizi, nella trasmissione dei servizi a Venezia. Chiediamo scusa, poi vedremo l'intervento di Elena Donazzan. Intanto direi che è meglio presentarvi subito gli ospiti. Andrea Fuga del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. Maria Pia Morelli, imprenditrice, scrittrice, buonasera. 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 Buonasera, grazie per essere qui. Senatore Massimo Bitonci della Lega Nord, candidato buonasera. Sindaco di Padova, buonasera Bitonci. L'onorevole Sergio Berlato, europarlamentare, buonasera. Fratelli d'Italia, candidato alle europee. Buonasera. L'avvocato Alessio Morosin, buonasera a lei. Avvocato di Indipendenza Veneta. Stella Mares, soubrette, presentatrice e conduttrice, e parleremo anche. E anche allieva. E anche allieva della signora Nausica Giaimo, che è direttrice di una scuola di danza che si chiama Scarpette Rosse, a Ponzano, di Ponzano Veneto. Allora, Partiamo dall'onorevole Berlato sul lavoro che non c'è, ma che insomma il governo sta tentando di trovare, diciamo così, attraverso una riforma che piace ad alcuni e non piace ad altri. Ma finché il governo continua a imporre nuove tasse e non capire che prima di tutto bisogna tagliare gli sprechi, le spese pubbliche improduttive, e soprattutto tagliare la burocrazia asfissiante che non permette alle nostre imprese di vivere, non andremo da nessuna parte. L'unico modo per riuscire a creare lavoro è quello di riuscire a aiutare le imprese. Sono le imprese che creano ricchezza, che poi può essere ridistribuita e che può creare lavoro. Se non diamo questa possibilità alle imprese di poter crescere con delle agevolazioni che consentano loro di poter investire anche in personale, e quindi potendo poi dare delle risposte concrete ai propri collaboratori, credo che non ne potremo uscire in maniera positiva. Del resto c'è sempre questa mentalità che porta la sinistra a pensare che le imprese sono quelle realtà che sono in realtà un accumulo di potenziali evasori oppure di soggetti che frodano il fisco.
Se questa è la mentalità che ha il governo nei confronti delle imprese, è chiaro che non arriveranno mai delle iniziative concrete per aiutare le imprese, compreso anche il sistema bancario, perché se il sistema bancario si comporta come si è comportato finora, quando anziché utilizzare la quantità enorme di risorse che sono arrivate dalla Banca Centrale Europea, sono state date alle banche, che devono essere messe a disposizione delle imprese e delle famiglie, e invece le banche hanno comprato titoli di Stato, per dire, guadagnando il 2-3% netto senza colpo ferire, questo non è il modo per aiutare le imprese. Se non si aiuta l'impresa non c'è lavoro, e tantissime imprese falliscono anche. Noi abbiamo approvato proprio in Europa una importante direttiva, che è la direttiva numero 7 del 2011, che è la direttiva contro il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione. Questa direttiva, che doveva essere applicata nel nostro paese già da diverso tempo, in realtà non è ancora stata applicata, prova ne sia che l'Unione Europea ha messo in procedura di infrazione l'Italia. Cosa prevede questa direttiva? Prevede che i tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori, che molto spesso sono imprenditori piccoli o medi, i tempi devono essere ridotti a 30 giorni massimo, in casi eccezionali 60 giorni. Questo rappresenterebbe una rivoluzione in senso positivo per le imprese italiane, perché in Italia un'impresa su quattro fallisce non perché non ha lavoro, ma perché ha lavorato e non viene pagata dall'ente pubblico. Quindi i tempi medi di pagamento attualmente sono dai 180 ai 300 giorni, mentre la media europea è di 45 giorni. Ecco, quindi allora tutte iniziative che o danno risposte concrete alle imprese, o altrimenti ci troveremo a parlare del lavoro che non c'è, ed è una magra consolazione. Allora, tantissimi sms anche stasera, mandateceli pure su questo tema e anche su altri argomenti. Mi piacerebbe sapere quanti ET sono stati multati da Equitalia per non aver pagato il canone TV e quanti le hanno pagate. Vabbè. Allora, aspettiamo altri sms ovviamente, e ne arriveranno tantissimi, speriamo di poterli fare vedere tutti. Intanto vediamo la reazione alla sì del Senato alla fiducia sul DL Lavoro degli esponenti del Movimento 5 Stelle, che si sono ammanettati. Vediamo. Partiamo, senatore, in ordine. Senatore, devo dire, qualcuno si è... ha fatto retromarcia. Senatore Giampolillo, a posto. Senatore Crimi, guardi che il regolamento non prevede che lei possa stare incatenato a martelli, non so se è l'uno o il contrario, ma qualcuno dei due è imprigionato, così come il senatore Puglia, la collega che le sta a fianco, la senatrice Fattori. Quindi guardate che vi posso, anche se manettati, possono essere portati fuori anche in colonna, e non è che io ho una contrarietà. Ah, sono attaccati? Non avete mai sentito parlare di Tronchesini? Chiedo ai commessi di recuperare gli strumenti per liberare i colleghi che sono incautamente... Allora, avete visto, c'era anche il senatore De Poli che si avvicendava appunto in mezzo al gruppo degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Senatore Massimo Bitonci, ieri sera c'erano due esponenti del PD uno del PD e l'altro era Francesco Fiore di Padova 2020, e sull'ospedale le hanno mandato qualche siluro. Glielo dico perché lei ha diritto di replicare. In sostanza hanno detto: si mettono d'accordo Zaia e Bitonci, insomma, come mai non vanno d'accordo su questa vicenda? Sinceramente lo dico da sempre, e basta guardare insomma le agenzie degli ultimi anni e le indicazioni che ho sempre dato. Io penso che, e abbiamo esempi abbastanza eclatanti in Veneto, che questa continuare sulla linea dei project financing, cioè della finanza di progetto applicata agli ospedali, sia un grave errore. Il project financing ha senso se applicato a opere importanti come le autostrade, dove ci sono dei diritti e ci sono delle entrate costanti. Invece sulla sanità, sul sociale,
io penso che il process financing non dovrebbe assolutamente essere utilizzato. E allora il tema è questo: o abbiamo le intere risorse per realizzare un nuovo ospedale a Padova, oppure se queste risorse non ci sono, sappiamo che la Regione ha stanziato 150 milioni per adesso, per fare un nuovo ospedale si parla di più di 700 milioni, diciamo, questi sono i dati reali, chi dice 500 dice insomma una cosa che non è vera. Se ci sono questi 150 milioni, perché non affrontare la ristrutturazione della sede ospedaliera attualmente dov'è? Ricordo che negli ultimi 10 anni si sono stati spesi ben 50 milioni di euro di impianti e nuovi lavori sull'ospedale. C'è una grossa ferita che è via Giustiniani, che passa proprio all'interno della zona ospedaliera, e come mettere la polvere sotto un tappeto. In questi 10 anni l'amministrazione non ha pensato minimamente di spostare questa strada. Allora il nostro progetto è quello di abbattere le palazzine di 3 piani che sono nella zona nord ed est, eliminare la viabilità centrale, sistemare anche la zona golenale vicino alle mura, anche là ci sono stati abusi negli anni passati, realizzare un nuovo monoblocco, e penso che con quella cifra, quindi con un terzo dell'importo che servirebbe per l'ospedale nuovo, si potrebbe fare un ampliamento, una ristrutturazione. Perché non è importante la scatola in sanità, l'importante è il contenuto, e spostare un ospedale, di quelle dimensioni, lasciare libera un'intera zona di Padova vicino al centro storico, ecco, penso che sia un grave errore. Di per sé neppure l'amministrazione ha pensato, l'attuale amministrazione, che è quella che adesso che grida lo scandalo, quando io, seguendo anche l'indicazione, io penso e sono sicuro della maggioranza dei padovani, l'amministrazione non ha fatto assolutamente nulla per progettare la viabilità e le infrastrutture che servono per un nuovo ospedale. Ci saremmo aspettati che nel piano triennale, visto che quello era l'impegno e il loro progetto principale, avessero messo le opere che devono essere realizzate, ben 50 milioni di euro di opere infrastrutturali, cosa che non è stata assolutamente realizzabile. Allora io dico, siamo pragmatici, noi pensiamo come la maggior parte dei padovani, ristrutturiamo l'esistente, teniamoci l'ospedale, eliminiamo le palazzine fatiscenti e continuiamo su questa via che mi sembra la via migliore. Adesso arriverà anche la tassa sull'acqua, quando quella per chi mangia i fagioli, B5, potente, esplosivo e quindi pericoloso, ma per favore. È molto interessante la posizione di Bitonci su questa questione, perché vedo con piacere che anche qualcuno all'interno della Lega comincia a capire che la questione del project financing in Veneto deve essere rivista. Perché anche se la mia posizione sarebbe stata chiara. Ti riconosco. Grande rispetto per il Presidente Galante, ti riconosco correttezza e coerenza, e lo testimonio qui, ti fa onore il fatto che, infatti non a caso dicevo che è interessante le tue posizioni, mentre molti all'interno della Lega credono ancora che il project financing, come all'interno di Forza Italia, credono ancora che il project financing sia la soluzione dei nostri problemi. Io ho sollevato oggi, stamattina proprio, abbiamo fatto un sit-in davanti alla Procura della Repubblica di Venezia, sollevando anche il problema del project financing alla Veneta, perché sollevando anche il dubbio che si sia superato il livello dell'usura, perché quando la reperibilità delle risorse per costruire gli ospedali, non solo quello di Padova, ma anche quello di Sant'Orso, ma anche quello dell'Angelo di Mestre e una serie di Monselice e quant'altro, in questo caso se la reperibilità è all'1-2% attraverso il sistema bancario e si pagano interessi sulle rate del project oltre il 10%, ho sollevato pubblicamente il dubbio che non si sia superato il limite dell'usura, perché se si è limitato, se si è superato il limite dell'usura, andrebbero rivisti tutti i contratti in project per le opere pubbliche costruite negli ultimi 15 anni. Allora, basta che ci sia la poltrona, chi ci governa, il resto è bitume inutile, questa è l'Italia da sempre. Una domanda, ma volevo sapere sul lavoro. Bitonci, come la pensa rispetto a questa riforma? Io penso che questa riforma sia veramente un errore, perché io la prima cosa che avrei fatto al governo sarebbe stata quella di cancellare la riforma Fornero, che ha creato 500.000 esodati, ha paralizzato il mercato del lavoro, perché chi conosce la riforma
Fornero sa benissimo che i contratti di collaborazione non si possono più effettuare, che tutte quelle attività che veniva effettuata attraverso la partita IVA, quelle attività di consulenza che veniva effettuata è stata completamente bloccata. Il mondo del lavoro ha bisogno di flessibilità, questa è la realtà. Noi dovremmo guardare verso altri paesi. Io penso agli Stati Uniti d'America, no? Negli Stati Uniti d'America non c'è il problema del contratto a tempo determinato, del contratto a tempo indeterminato, c'è il contratto unico, no? Sono tutti quanti a contratto tempo indeterminato. In realtà se però non c'è lavoro c'è spostamento dei lavoratori da un settore all'altro, questa è la flessibilità, è la cosa importante. E poi l'incentivo, cioè in un momento di crisi come questo io avrei messo tutte le risorse sul cuneo fiscale e tutte le risorse sulla defiscalizzazione delle assunzioni e sarebbe stato un importante impulso per il lavoro. Mi spiace che non ci abbiamo, purtroppo c'è stato un guasto tecnico nella trasmissione, non abbiamo un'intervista di Donazan che proprio questo diceva, cioè che ci vuole flessibilità, se no c'è poco da fare, se gli apprendisti poi non possono entrare nelle aziende non serve a nulla. A Napoli e in Meridione chiedono indipendenza, non gli spot elettorali di Salvini, dovete capirlo. Vabbè, avvocato, allora. Partiamo dal lavoro e poi rispondiamo anche all'SMS. Ha visto, sì. Qualcuno chiedeva quando è che il Consiglio regionale vota il referendum. Allora, la questione del lavoro sicuramente è una questione di estrema gravità, di grandissima rilevanza sia per chi dà il lavoro, dovrebbe darlo, gli imprenditori, sia per chi il lavoro lo deve fare per vivere, perché evidentemente se non c'è lavoro uno non ha i mezzi per la sua esistenza. La Costituzione dice che ciascuno ha diritto a una retribuzione che gli consenta di avere una dignità di vita. Questo, il livello della dignità oggi è stato compromesso, l'abbiamo superato. Sicuramente, per come la vedo io, per come la vediamo noi, la questione del lavoro è stata sollevata in via strumentale, o quantomeno per il profilo che è stato interpretato dal governo con questi passaggi. Prevedere invece che l'obbligo di riassunzione, per citare qualche passaggio, una sanzione all'imprenditore in un contesto come questo già di difficoltà mi pare come aver messo 5.000 euro di sanzione all'immigrato che non aveva neanche la tuta, oltre la tuta che indossava non aveva nient'altro. Mi paiono strumenti per aprire uno spazio di contrasto politico dal punto di vista sindacale contro un governo che dovrebbe rappresentare la stessa parte, che non ha il coraggio di farlo fuori. Detta brutalmente è così. Renzi non sta bene innanzitutto alla sua parte politica. Il punto debole probabilmente che hanno intercettato, il tallone d'Achille, appare essere la questione del lavoro. È sorta quasi improvvisamente, perché fino a 10 giorni fa non ho visto il mondo sindacale che fosse portatore di una qualche proposta, di una qualche idea. Non credo che le proposte sul tavolo, quelle che oggi il governo ha posto addirittura in termini di fiducia, siano risolventi. Condivido alcune delle riflessioni già fatte. Il mondo del lavoro ha bisogno di flessibilità, ma soprattutto di defiscalizzazione per quanto riguarda le imprese, perché se non si riduce il costo e quindi la fiscalità, il famoso cosiddetto cuneo fiscale, è impensabile che con questi rimedi si possa invertire la rotta. Il problema è l'impresa. L'impresa oggi è in una situazione tale per cui non riesce a planare, a volare, a riprendere quota, ad essere competitiva nel mondo col quale si confronta, e quindi questa storia della riforma sul lavoro, dello scontro, serve soltanto per trovare, ripeto, il punto debole di Renzi, per vedere di incastrarlo, per la verità non è che mi dispiace, e soprattutto di aprire uno spazio al sindacato che era stato negli ultimi tempi emarginato.
Sul referendum? Sul referendum pare che la maggioranza in regione abbia deciso di spostarlo in un periodo meno compromettente, che era quello elettorale. Io avrei auspicato che Zaia si fosse assunto le responsabilità di approvare sta legge come poteva farlo già le scorse settimane. Prendiamo atto che non c'è stata questa determinazione nell'assumere la scelta relativa e si è rinviato tra il 10 e il 12 di giugno. Ma non è finita là, perché il punto non è tanto quello dell'approvazione della legge, che si è capito fin troppo che sarà sicuramente approvata o la seconda settimana di giugno o più avanti, ma entro il mese di giugno quasi certamente sarà approvata. Il punto è dopo. Il punto è l'indizione del referendum, anche se questa legge dovesse essere impugnata dalle autorità italiane, da altra regione o dal governo. E là cade l'asino, secondo me, politicamente, nel senso che non vedo la maggioranza, non vedo il presidente di questa regione, della mia regione, che vorrei attiva e protagonista sul tema dei diritti e delle libertà e della democrazia, qual è questo referendum, ad assumere le scelte conseguenti. Quindi io mi auguro, direttore, che non ci sia speculazione su temi che riguardano questa materia, perché pensare di trascinare da giugno, già adesso lo si sta facendo, fino alla fine di aprile dell'anno prossimo, quando ci saranno, se ci saranno le elezioni regionali, è una cosa veramente avvilente e che io mi auguro che nessuno voglia farsi carico di assumere le responsabilità. C'era un'altra cosa che mi aveva detto, ma non mi ricordo adesso qual era, un terzo punto, lo riprendiamo dopo. Allora, i turisti attuali arrivano dall'Africa, auguri, parleremo anche di migrazione come accade ad ogni puntata di Fox. Allora, questo è un libro, un romanzo di Maria Pia Morelli, imprenditrice, cercava i nidi sugli alberi, con prefazione di Domenico De Masi. È una storia davvero molto avvincente, la protagonista si chiama Maria Paola, però è anche uno spaccato splendido della società veneta, della borghesia veneta. E lei, dice De Masi anche nella sua prefazione, non le manda a dire, nel senso che fa un ritratto in chiaro scuro, ma dove le critiche sono molte. No? Intanto le chiedo, è autobiografico in parte? Deriva dalla sua esperienza di imprenditrice, di donna. Sgombro subito il campo. Cercava i nidi sugli alberi non è l'autobiografia di Maria Pia Morelli. È un romanzo, ovviamente, a tratti autobiografico. Sì, io in questo sono stata agevolata perché ho un trascorso di imprenditrice di prima generazione, ho fondato Decoratori Bassanesi, oggi DSG, un marchio forte e importante, che si difende con i denti e con le unghie in un momento storico di grande difficoltà. Non starò qui a ragionare sul Job Act, sì, però insomma ci provvede l'imprenditore. Ecco, prima di parlare del libro, la sua esperienza di imprenditrice, no? Qui ogni giorno abbiamo artigiani, piccoli, medi, grandi industriali, piccoli, che raccontano quella che è la loro disavventura quotidiana alle prese con la burocrazia, con il fisco. Queste sono problematiche che sono tangibili, sono sotto gli occhi di tutti, perché tutti le avvertono sulla propria pelle. Però è chiaro, l'onorevole Berlato prima ragionava ad ampio spettro, i dossier UE danno l'Italia come fanalino di coda dei paesi, dei paesi civili, non siamo più la locomotiva d'Europa, questo è un dato allarmante per chi tutti i giorni si sveglia e deve portare avanti, condurre un'azienda. Non siamo agevolati, è innegabile il fatto che anche la politica in questo abbia fatto molto poco. Prima leggevo un sms, secondo me straordinariamente emblematico, diceva sì, i politici attaccati alla poltrona.
Bene, è detto così in un modo molto, molto semplice, molto banale, molto populista se vogliamo, però mi fa riflettere che circa una settimana fa, mettendo a posto un libro, ho trovato un ritaglio di giornale. Io amo ritagliare le cose che mi interessano, ed è datato 1980 ed è firmato Italo Calvino, quindi non proprio un personaggio banale. Certo. E lui faceva una recensione a un film, Kagemusha, di Akira Kurosawa, che nel 1980 vinse proprio la Palma d'Oro a Cannes. E è straordinario questo spaccato, questo ritratto di Calvino. Dunque, ha 34 anni, è vecchio di 34 anni, e lui ritrae e descrive i sederi di pietra, i sederi di pietra del potere. Kagemusha, no, Kurosawa, quando, sì, quando gira questo film, parte con un'inquadratura dove ci sono tre personaggi, un re, il fratello del re e un ladro, che sono immobili, inamovibili, pietrificati in questa posizione, che è però una posizione di potere, l'immobilismo del potere. E Calvino trasporta questa immagine di immobilità, che però dà una straordinaria dignità all'immobilismo, ai giorni nostri, dicendo i nostri uomini politici cosa fanno? Stanno immobili, fermi, seduti su un trono, una poltrona gestatoria, e tutto intorno può succedere qualsiasi cosa, però loro restano lì pietrificati. È una cosa straordinariamente calzante, perché questo è un po' diciamo il sentore che la gente normale, che lavora, che non è involved, presa dentro meccanismi di gestione del potere, ha. Quindi certo. Direi che forse è giunto il momento che qualcosa possa cambiare, perché se noi siamo sempre il fanalino di coda, e questo è sbagliato, perché gli italiani che hanno capacità, meriti, talenti, ci sono questo è assolutamente un dato di fatto. Gli italiani brillanti, gli italiani che si spendono, sono tutti i giorni in campo a vivere la fatica del portare avanti una qualsiasi impresa. Cioè, certo. Noi dobbiamo tener conto di questo fatto, per cui bisogna fare dei distinguo, e forse ecco, il mio romanzo fa anche dei distinguo su un certo tipo di società. De Masi nella prefazione, lui ha una visione straordinariamente, diciamo forse un po' anche aggressiva nei confronti non soltanto della società ricca, del ricco occidente, specificatamente Veneto. La protagonista del mio romanzo vive nel Veneto, vive a Bassano del Grappa, quindi lui analizza questa realtà, però la trasporta poi ad ampio spettro, non soltanto in Veneto. Bene, poi torniamo sulla trama del romanzo, perché merita di essere così proprio visto più nel dettaglio. Diamo una risposta forte all'ennesimo rinvio del referendum, restituiamo le schede elettorali, questa azione viene protocollata e al momento della conta i numeri sono reali, alla faccia di chi depista. Allora, Andrea Fuga è candidato sindaco a Roncade, per il Movimento 5 Stelle, quindi lei dovesse diventare sindaco, subentrerebbe alla Simonetta Rubinato sì, del PD, parlamentare del PD. Anche se dicono che sono lista civica, ma in realtà è un esponente noto del PD, Simonetta Rubinato. Anzi, è un grosso calibro. Certo, diciamo che Veneto, sì. E ovviamente ho sentito parlare di lavoro. Sì. E noi nel programma, perché ovviamente il sindaco non può fare un granché per quanto riguarda il lavoro dei cittadini, però abbiamo, diciamo,
messo in cantiere le idee, ovviamente Roncade, sulla realtà roncadese, ovviamente Roncade essendo un paese a natura prevalentemente agricola, cerchiamo di incentivare il famoso produzione a chilometri zero, che sta diventando una realtà e dei piccoli imprenditori si stanno adoperando per realizzare delle coltivazioni diciamo casalinghe che stanno dando dei risultati e si sta formando anche una coscienza diversa da parte dei clienti che non vanno più al supermercato ma vanno da questi fornitori a chilometri zero. Sono problemi al microfono? Prego, no, basta girarlo ecco, perfetto. E quindi stiamo lavorando in questo senso, anche perché noi crediamo che il lavoro, è vero, sta mancando, io sono libero professionista ed il lavoro devo trovarmelo ogni giorno e quindi si deve correre molto di più rispetto a qualche anno fa. Dobbiamo creare anche dei nuovi presupposti per il lavoro, ovviamente può essere incentivare nuovamente l'agricoltura quella sostenibile, non l'agricoltura intensiva che si vede oggi, che ovviamente pochi uomini lavorano su ettari. Noi ci stiamo muovendo anche in questa direzione, quindi mantenimento assoluto dell'ambiente, noi vogliamo mantenere l'ambiente come ce l'hanno lasciato i nostri nonni, perché l'ambiente ovviamente è una grande risorsa che serve per il turismo, serve per tante cose, per l'agricoltura e ovviamente creare l'indotto che viene dato da un ambiente sano. Noi abbiamo diverse emergenze architettoniche a Roncade, di qualità, tipo la villa Giustinian, che adesso detto comunemente il castello, e abbiamo anche diverse altre ville molto interessanti, abbiamo delle chiesette di campagna interessanti, ad esempio la chiesa di Santa Maria di Castello. E questi non sono nomi che cito a caso, perché è dal 2004 che le precedenti amministrazioni parlano di un percorso ciclo pedonale lungo il Musestre. Ma diciamo che di questi tempi questo percorso è assolutamente indispensabile, perché ovviamente si sta attuando la Greenway, la famosa Greenway, che da Treviso porterà i cicloturisti a Jesolo. Noi sappiamo che il cicloturismo è molto molto in voga nel nord Europa e qui abbiamo molti cicloturisti che vanno lungo il Sile e spesso sono lungo le passerelle di Casier e non sanno più dove andare perché mancano indicazioni, mancano un sacco di cose. Quindi noi vogliamo incentivare ovviamente creando dell'indotto, non sarà un indotto enorme, però sono delle possibilità in più ad un paese meraviglioso che va scoperto anche in questo modo. Non bastano le manifestazioni legate alla produzione locale del Raiccio Verdon, bisogna fare molto di più, non c'è solo il Raiccio Verdon a Roncade, ma c'è molto di più. Ecco, questo mi sorprende che i sindaci, soprattutto 10 anni fa c'era un sindaco storico locale, non abbia mai fatto nulla per incentivare ovviamente le qualità architettoniche del paese. Allora, non abbiamo la Donazzan sul lavoro, però vediamo questo servizio da Bassano del Grappa sulla Donazzan e Nicola Finco in una battaglia comune. Vediamo questo servizio. Quanti soldi arrivano dalla regione a Bassano del Grappa? All'anno, diciamo in maniera quasi continuativa, una cifra che supera i 250 milioni di euro. Però avremmo potuto fare molto di più, perché è mancato il dialogo, il collegamento, non ci sono stati i legami tra amministrazione comunale e regione, per cui tutto quello che l'abbiamo fatto, come dire, l'abbiamo fatto di nostra sponte. Dalla regione i finanziamenti a Bassano arrivano, ma ci sarebbe bisogno di un rapporto molto più stretto tra il comune e la regione. È quello che chiedono i rappresentanti del territorio a Venezia, l'assessore regionale Elena Donazzane e il consigliere Nicola Finco, e quello che denunciano è mancato finora. Abbiamo monitorato tutto il piano sociosanitario con la salvaguardia dell'ospedale di Bassano e dei suoi servizi d'eccellenza, abbiamo anche mantenuto la sede ARPAV, abbiamo continuato a finanziare importanti eventi in questo territorio.
Tra poco arriva il Giro d'Italia a Bassano del Grappa. Come ci si sta organizzando qua in città? Bassano non sta cogliendo questa opportunità. Ovviamente il comitato di tappa è stato abbandonato, diciamo, dal suo presidente. Comunque stiamo portando avanti una serie di iniziative perché Bassano merita di essere valorizzata. Dal Tempio Sario alla caserma Monte Grappa, secondo Donazzano e Finco, sono diverse le potenzialità della città che sono rimaste inespresse. Io non so se in questa amministrazione qualcuno avesse la vocazione del boscaiolo. Certo che tagliare tutti questi alberi, spendendo soldi pubblici e magari lasciando che il Ponte degli Alpini o il Tempio Sario siano alle buone tasche dei cittadini di Bassano, che pure stanno facendo un grande sforzo, è sbagliato. Io credo sia sbagliato. Una priorità non era 400.000 euro per tagliare gli alberi, ma era 400.000 euro per il Ponte degli Alpini. Queste sono le scelte che un'amministrazione deve fare. E il 13 maggio, gli 80 anni del Tempio Ossario che Rete Veneta sta tentando di recuperare. Abbiamo lanciato una grande iniziativa con un comitato e stiamo invitando i veneti a portare un fiore proprio davanti all'Ossario il 13 maggio, dove alle 18.30 sarà anche depositata una corona d'alloro. Allora, Stella Maris invece non ha problemi di lavoro perché su tutte le televisioni, in tutti i locali, conduttrice... presentatrice su Brett. La crisi c'è anche lì. Allora, partiamo da qui. Allora, la crisi c'è anche nel mondo dello spettacolo, sì, no? Certo. In che senso? Nel senso, mettiamo caso, non so, una ragazza che vuole entrare a far parte di questo mondo, intanto per farsi strada deve comunque, non so, anche per fare delle ospitate, andare gratuitamente, mentre invece magari una volta bastava fare un'ospitata e uno veniva pagato. Poi, vabbè, lì poi dipende secondo me anche tanto dal talento, soprattutto. E poi basta. Certo, poi dipende ovviamente dalle... Beh, quello conta. Dalle capacità, poi contano anche nell'ambiente dello spettacolo, anzi soprattutto forse i rapporti, le conoscenze, no? Perché altrimenti non si riesce ad entrare di... nei casting, eccetera, eccetera. Sì. Allora, invece, per quanto riguarda la danza, no? Tante ragazze si avvicinano alla danza, vogliono diventare, non so, o attrici, ma anche ballerine. Certo. Ci sono spazi, ci sono margini per lavorare? Premetto che anche lì ci vuole tanto studio, tanta passione, e se uno vuole può sicuramente. Bisogna vedere anche se uno è portata. E comunque se uno vuole c'è sicuramente la possibilità, certo anche lì non è facile comunque, anche lì non è facile. Ecco, però ovviamente è importante anche lo studio, no? Beh, premetto anche che comunque lo studio della danza classica poi è la base di tutte le danze, cioè quando uno è bravo a fare la danza classica secondo me può fare qualsiasi altro tipo di danza. Ecco, Nausicaa Gemmo è la direttrice di una scuola di ballo. Allora, lei che riscontro ha? No? Voi avete lavoro, nel senso che avete tanti iscritti, sono calati negli ultimi anni? No, che succede? Tutto. Devo dire che effettivamente chi riesce a frequentare un corso, non parlo soltanto di danza, parlo dello sport in genere, cioè proprio non si riesce, tanti genitori sono veramente in crisi. Bisogna vedere che già le persone fanno fatica ad arrivare a fine mese, a acquistare il cibo per i propri figli, figuriamoci se è facile spendere già quelle 30-40 euro al mese per riuscire a mandare i propri figli. La danza tra l'altro è una di quelle un po' più dispendiose a livello economico perché comunque è una disciplina e di conseguenza porta a spendere diversi soldi sia per la preparazione sia per tutto lo studio che devi andare a fare. C'è una prevalenza di ragazze, immagino, no? Sì, ovviamente. Sì, no? Perché i maschietti sono completamente si sono completamente allontanati da questo mondo, però con mio rammarico, però sì, femminucce, ma anche quelle stanno incominciando veramente a scarseggiare perché c'è una crisi assoluta da questo punto di vista e se loro mancano anche noi facciamo tanta fatica e mi rattrista veramente tanto il fatto che già le iscrizioni calino perché
e soldi non ce n'è, ripeto, e quindi i ragazzi non ci sono. Ma oltretutto, quando ho notato, lo Stato non ci aiuta per niente, cioè non ci sono agevolazioni e quelle che ci sono comunque sono veramente rare e si può dire non arriva quasi nulla, perché con tutte le associazioni, con tutte le scuole di danza, tutti gli sport che ci sono non solo nel Veneto ma in tutta Italia, figuriamoci se si riesce ad aiutare tutti. E in più vengono fatte delle normative assurde, sembra quasi che ci vogliano fare chiudere. Le ultime due che mi sono capitate, su cui, tra cui i genitori stanno anche discutendo, la legge che è stata messa adesso sull'impianto dei defibrillatori all'interno delle associazioni sportive, delle società sportive. Cioè serve un certo numero di defibrillatori, altrimenti non si può esercitare. No, okay. Devi per necessariamente averlo. Sì. Perché è obbligatorio, sì. Sì, che per carità può essere anche una cosa importante, perché se qualcuno si dovesse sentire male, certo, è giusto intervenire, però le realtà in tutta Italia sono, non sono soltanto le società sportive, che sono magari società molto grandi, che hanno un certo che di capitale da poter anche investire per corsi, perché non basta avere il defibrillatore, lo devi anche saper usare, certo, quindi ci sono dei corsi dietro. Certo. Quindi, e sono spesso e volentieri tutti a pagamento, quindi il defibrillatore è già un costo abbastanza elevato, non parliamo di cifre blande tipo 100-200 euro, spaziano dai 900 euro fino anche ai 2700-3000 euro. Ora, ripeto, le realtà sono diverse, ci sono associazioni piccole, imprese piccole, perché non tutte le scuole di danza sono associazioni per esempio come la mia, ma ci sono anche scuole di danza con partita IVA, eccetera, eccetera. Quindi scuole di danza o di diverso genere di sport che hanno, vivono comunque delle quote dei ragazzi, che hanno poche entrate, come fanno a sostenere una spesa così grande? Domanda a cui vedremo se riusciremo a rispondere più avanti, ma la nuova tassa sull'acqua, chiedo lumi ai luminari presenti in studio, e qui ci vuole risposta, ne vanno di mezzo le nostre tasche bucate. Allora, vediamo con i nostri potenti mezzi, abbiamo recuperato il servizio di cui vi parlavo prima, dell'Elena, con la Elena Donazzan, che parla di questa riforma del lavoro, vediamo cosa dice. L'abbiamo visto proprio da Regione del Veneto, che quando dai opportunità di inserimento, se un imprenditore non ha problemi, voglio dire, di commesse e di lavoro, lo assumerà quel lavoratore, perché nessun imprenditore rinuncia a un bravo collaboratore. Non servono queste leggi che obbligano, che mutano, anzi dissuadono ancora di più anche le imprese che sarebbero nelle condizioni di assumere e di assumere. Una follia, secondo l'assessore regionale Elena Donazzan, le supermulte per gli imprenditori che superano la quota del 20% di contratti a termine nella propria azienda, così come la precedente ipotesi di obbligarli ad assumere. Per l'assessore al lavoro, il Jobs Act varato dal governo continua a muovere nella stessa direzione sbagliata delle precedenti riforme. Non è minacciando le imprese o cercando di obbligarle ad assumere che si creano i posti di lavoro, sostiene, ma occorre agire esattamente nel senso contrario. Liberare la scelta del lavoratore e del proprio datore di lavoro in un rapporto di leale collaborazione, e questo è possibile. L'abbiamo visto in tante occasioni in cui, facilitando anche le esperienze di lavoro, magari non troppo articolate, non troppo dettagliate, ma le esperienze di lavoro, poi si sono tradotte in buoni contratti di lavoro. Oggi l'impresa ha tutta questa cautela perché è preoccupata del dover essere obbligato ad assumere. Quando invece lo lasci libera di scegliere, vedrete che assumerà. Allora, sentivo sia Morosin che Bitonci che commentavano queste dichiarazioni. Morosin. Lo accennavo già nel mio precedente intervento, questa è una situazione paradossale, la strumentalizzazione di un problema serio, grave come quello del lavoro, che vede sullo stesso piano, perché ormai l'abbiamo percepito, sia gli imprenditori sia i loro dipendenti, e si trova sta storiella che chiaramente è stata messa sul tavolo del dibattito politico con una evidente strumentalità. Da un lato rilanciare il sindacato con un ruolo politico, perché recentemente in ossequio a quella che è la linea di governo dettata da un Presidente della Repubblica che ormai ha una posizione intollerabile, dobbiamo dirlo,
Noi rispettiamo i ruoli, ma il Presidente della Repubblica dovrebbe rientrare nei ranghi, cioè dovrebbe fare il Presidente della Repubblica. Qui abbiamo un Presidente della Repubblica che di fatto determina gli indirizzi di governo. E per favorire questa scelta fin troppo sfacciata e ai limiti anche della democrazia, si parla non a caso di Re Giorgio, no? Si è scelto di mettere in il silenziatore il sindacato, che peraltro non è che stava male in silenzio, e adesso per le stesse ragioni, per ricreare spazio politico a un'area che sta subendo paradossalmente un momento di difficoltà grazie all'attivismo del suo Presidente del Consiglio, si è deciso di dare spazio al sindacato. Questa è la situazione. È una cosa incredibile, qui non si è capito assolutamente nulla. Lo accennavo prima, la fiscalità è la questione principale. Scusi, sia per le famiglie sia per... Ma lui però, mi pare che Renzi abbia detto, e poi l'ha dimostrato con i fatti, dice: io vado avanti anche senza sindacati, tant'è vero che la Camusso è furibonda perché si è vista scavalcata in questo. Sì, ma questo è il gioco delle parti. In realtà questo dibattito alla fine che cosa lascia sul campo come proposta, come risposta ai problemi reali? Nessuna risposta. Siamo arrivati all'assurdo, ma è uscito qualche giorno fa, direttore, un sondaggio qui in Veneto: il 78% dei ragazzi che hanno un lavoro ordinario, non che hanno una qualifica, una volta erano i laureati che andavano via, il 78% dei ragazzi che hanno un lavoro ordinario, quindi operai, desiderano emigrare. Vuol dire che non c'è più nulla da salvare, vuol dire che siamo alla rottura di quello che è un sistema che nel Veneto era la ragione principale del benessere che avevamo creato. Qui c'è la politica che non è in sintonia per nulla con quelle che sono le esigenze del territorio. Non ci sono più risposte credibili quando si tratta della questione del lavoro in questi termini. È un'offesa al buon senso. Al buon senso prima che a una diversa progettualità, dicevo. Quindi io credo che veramente, e come era peraltro, abbiamo anche un'esperienza storica in questo senso, lei ricorderà il dibattito sull'articolo 18, quante volte l'abbiamo detto che nel Veneto rispetto all'articolo 18 si contavano i casi sulle dita delle mani. Eppure per due mesi, per tenere in scacco all'epoca Berlusconi, o comunque una certa linea politica, si enfatizzò la questione dell'articolo 18. Cioè non c'è serietà, non hanno argomenti. L'Italia, caro direttore, è quella di Gennaro a Carogna, no? Che col Presidente del Consiglio e il Presidente del Senato decide lui che la partita va giocata o non giocata. Ma è una cosa da rabbrividire. Ma dove siamo arrivati? Ma quando la gente... Io stamattina ero con degli imprenditori. Ma c'è il pianto nelle aziende, c'è la disperazione. Non ce la fanno più, parlano ormai loro di indipendenza, altro che la Digos che abbiamo avuto a Verona per un convegno. Vogliono l'indipendenza, non ce la facciamo più, ma non perché ce l'abbiamo con l'Italia, perché non ci sono alternative. L'indipendenza è una soluzione che, se è conosciuta, viene accettata, condivisa, sostenuta da tutti. Altro che queste sceneggiate romane su una finta questione lavorativa che non risolve nulla. Abbiamo bisogno di una fiscalità seria, ma lo insegniamo. Siamo, allora, due considerazioni e poi chiudo. Siamo in periodo di deflazione evidente, di recessione. Ma possibile? Io non sono un economista, però ho studiato all'università qualcosa di economia. Mi ricordo che John Maynard Keynes aveva detto che cosa si fa quando c'è una deflazione. Bisogna tagliare le tasse, ma tagliarle cospicuamente. E dall'altro lato bisogna che lo Stato faccia spesa produttiva in conto capitale, non è spesa per comprare ancora gli aerei, ne hanno tolto uno su 90, ma io mi rendo conto, poi si lamentano che Grillo, su questo punto non ne approfitti, si lamentano che Grillo dice che sono veramente ridicoli, ma lo capisce la gente, cioè qui bisogna che si riprenda la serietà, il buon senso, prima ancora che un progetto politico, perché il progetto politico sarebbe troppo, non c'è. Questa è la realtà. Lo diceva, ripeto, concludendo, il Keynes, nei periodi di recessione, quando come adesso abbiamo grappoli di imprese che mollano lavoratori, bisogna che lo Stato tagli le tasse, non ci sono alternative. E dall'altro lato, se fa delle spese, siano solo spese di investimento produttivo. Invece noi abbiamo spese in conto corrente, come si dice, cioè in spesa corrente, e non abbiamo investimenti in conto capitale, il debito pubblico è incontrollato.
e questi fanno la sceneggiata. Io penso che veramente se la gente ha a cuore il proprio futuro, quello dei propri figli, deve fare scelte radicali. Attenzione, se non lo facciamo rapidamente, questo diventa un problema di ordine pubblico gravissimo e nessuno è in grado di hanno dato il DASPO a Genio Carogna, ma Genio cosa gliene frega il DASPO? Dovevano beccarli tutti, li individuavano, bloccare la partita, ma dovesse il Presidente del Consiglio, non perché mi piacciono le dittature, Presidente del Consiglio che dava almeno indicazioni, chiedeva alla polizia che era sotto di lui, fate qualcosa, no? Genio Carogna, come si chiama, che ha detto adesso si gioca la partita, si va. A giugno dopo il voto arrivano tasse da macelleria sociale, Veneti svegliatevi, eccetera, eccetera. Massimo Bitocci, poi di nuovo Berlato e poi Maria Pia Morelli, andiamo avanti. Prego. Torniamo sul tema del lavoro, che penso che è il tema più importante, perché è vero che si parla molto di sicurezza, adesso c'è un problema che non possiamo non affrontare, che è quello di questa invasione che arriva dalla Nord Africa. Come si fa a non affrontare un problema di questo tipo quando ne arrivano 1.000-1.500 ogni giorno? Ogni giorno arriva una comunità intera, un piccolo paese che deve essere poi mantenuto. Io penso che qui il governo abbia delle grossissime responsabilità, cioè, grosse responsabilità, interessi. Dopo io non vorrei girare il coltello nella piaga, ma aver cancellato il reato di immigrazione clandestina grazie a un emendamento io sono al Senato, perché non sappia, ma non è questo il significato, mi dispiace, cancellare il reato di immigrazione clandestina, insomma, che poteva essere comunque un deterrente, perché sappiamo che i giudici l'avevano quasi completamente disapplicato. Guarda, Grillo viene a Padova fra 3 giorni, ha detto che sparerà, avrà tutto il tempo per dire le cose, lasciami fine di parlare, dopo direi quello che vuoi. Ma tanto non è corretto. Alla fine va bene. Poi la lascio replicare. Poi prego. Il tema dell'immigrazione è un tema importantissimo che va affrontato. Non si può neanche lasciare che sia solamente l'Italia a gestire un tema così importante. L'Italia ha una posizione geografica estremamente difficile nel Mediterraneo e l'Europa non può far finta di niente, quindi anche oggi che abbiamo degli europarlamentari presenti, il tema deve diventare un tema per forza di carattere europeo, non può servire solamente qualche milione di euro messo nel Frontex, peraltro un progetto che non è funzionato, e lasciando questa l'Italia da sola a gestire una immigrazione così pesante, con un governo imbarazzante che peraltro schiavo ideologicamente di una sinistra che lo tiene chiuso su certe posizioni, manda avanti e finanzia, e l'importante è che chi ci ascolta lo sappia, perché questi sono dati reali, incontrovertibili, finanzia con 300.000 euro al giorno un'operazione che fino adesso è costata 70 milioni di euro, Mare Nostrum, dove noi con la San Marco, peccato per il nome, vero Morosin, ecco, di questa che richiama ben altri fasti e ben altri momenti, con la San Marco andiamo direttamente a prenderli nelle coste Nord Africa, e quindi figuriamoci adesso che comincia adesso la bella stagione, quanti ne potranno arrivare, se ne sono partiti 20.000 dall'inizio dell'anno, figuriamoci fra qualche mese si butteranno a nuoto per arrivare alla San Marco, e da quello che risulta, indicazioni del ministro Alfano, ce ne sono 800.000 sulle coste pronti a salpare di qua. Si diceva qualche anno fa col ministro Maroni che probabilmente sono qualche milione, quando si era riusciti a fare qualche trattato, qualche convenzione con i paesi del Nord Africa, e dovrebbe andare in quella direzione il governo. Il governo non lo fa, però questo dovrebbe essere. I campi
Probabilmente e sicuramente bisogna farli in Africa, nel Nord Africa, non certamente in Italia. I contributi, questi 50 milioni di euro potevano essere investiti insieme ad altri contributi a livello europeo e internazionale per dare un futuro a queste popolazioni invece di spingere questa migrazione molto violenta che sta provocando dei problemi sociali estremamente pesanti. E questo è il tema dell'immigrazione. Poi c'è tutto il tema del lavoro che io non so, in un momento così difficile abbiamo superato il 13% di disoccupazione giovanile, diciamo prima al 45% tra i 18 e 24 anni, e come possiamo pensare di poter dar lavoro a queste migliaia di persone che arrivano ogni giorno? Quindi il tema è legato anche a quello, non c'è lavoro per i nostri, figuriamoci se c'è lavoro per la gente che arriva da oltreoceano. Allora fuga e poi torniamo a Berlardo, voleva replicare? No, beh, adesso mi sono ritrovato un attimino, sono d'accordo ovviamente, si sono riconciliati. No, non sono d'accordo sul reato di clandestinità, non è stato abolito, ma è inutile condannare qualcuno che non c'è, perché è inutile, non è quello. Mi muoverei nella direzione, no, perché se non c'è... È nei fatti, sì. Cioè, l'emendamento è stato presentato da due colleghi, tuoi colleghi, sì, che sono miei colleghi al Senato. Peraltro il PD si è buttato a pesce, no, te lo dico come è successo, perché ovviamente tutti si aspettavano che fosse il Partito Democratico o SEL che presentasse un emendamento di questo tipo. L'hanno presentato i 5 Stelle e tutti si sono buttati a pesce. Avete fatto un favore al governo, per carità. Anche la Rubinato ha votato a favore, poi quando sono arrivati a Roncade ha detto non so niente io, ci sono comunque allora, al di là, scusatemi, al di là del fatto dell'errore gravissimo di aver dato un incentivo in più perché la gente venga qui da noi, ma non è un incentivo, così come è un incentivo il Mare Nostrum è un incentivo a far partire questi disperati, perché adesso siccome c'è l'obbligo da parte delle nostre navi, dei nostri aerei di andare a salvare le persone in difficoltà, questi partono già, gli scafisti partono già che hanno tutti quanti il cellulare satellitare, non appena hanno superato il limite delle acque territoriali lanciano subito l'allarme e certo, i nostri sono costretti ad andarli a salvare e poi portarli a casa. Certo. Quindi questo è un incentivo, una cosa che assolutamente non va. Salvataggio programmato purtroppo. E invece torno a ribadire la necessità di intervenire direttamente in quei paesi dai quali partono questi disperati, cioè non bisogna farli partire da là. E sappiamo bene ci sono diversi modi per non farli partire. Uno è quello che la comunità internazionale investa per fare in modo da elevare il tenore di vita in quei paesi dai quali partono questi disperati. Due, bisogna creare le condizioni proprio perché non partano fisicamente. C'erano stati degli accordi bilaterali o multilaterali, ricordo durante il governo Berlusconi, quando si è riusciti a fare in modo che venissero fortemente limitate le partenze. Sì. Perché se noi pensiamo di affrontare l'immigrazione quando arrivano sulle nostre coste, o come ricordo spesso, lo voglio ribadire anche qui, guardate che meno del 20% dell'immigrazione arriva via mare. Più dell'80% arriva via terra, anche se fanno più scena, diciamo così, questi barconi che arrivano. No? Quindi noi ci troviamo nelle condizioni, abbiamo già superato abbondantemente il limite della possibilità di ospitare, ecco, non dico della sopportabilità. No? Quindi dobbiamo renderci conto di questo e quindi dobbiamo creare le condizioni perché non partano più questi disperati. Sulla questione del lavoro, sulla questione dell'Europa, voglio ribadire ancora una volta, per chi non lo sapesse, che l'Europa cosa può fare? Può mettere a disposizione delle risorse e lo fa, però per quanto e già lo fa, però c'è stato proprio poco fa il pronunciamento da parte della Commissione Europea che ha detto al governo italiano: ma scusate, ma qui noi abbiamo stanziato delle risorse per il governo italiano per poter affrontare l'emergenza, perché il governo non ci chiede queste risorse che noi abbiamo già disponibili? Punto di domanda. Anche questo sarebbe un argomento da trattare con maggior attenzione, per dire no. Né può l'Unione Europea controllare le nostre frontiere perché nei trattati, per volontà esplicita dei governi, di tutti gli Stati membri, c'è scritto che la vigilanza sulle frontiere spetta agli Stati membri, non all'Unione Europea, anche se effettivamente i nostri confini meridionali sono i confini dell'Europa. Su questo, poi, sul lavoro, ecco, ne abbiamo parlato di lavoro, e fino a che il costo del lavoro sarà esorbitante come adesso, un imprenditore non può
fare in modo che il costo che grava sulla sua impresa di un operaio sia tre volte superiore a quello che percepisce l'operaio in busta paga. Cioè, o la capiamo che non può costare, perché prima di, anche se c'è un lieve miglioramento della situazione economica, se ci sarà, per il momento non c'è, prima di assumere un operaio, un'impresa ci penserà 10 volte, per dire, no? Perché il costo del lavoro in Italia è notevolmente più alto rispetto a moltissimi altri paesi europei e non, e questo fa sì che le nostre imprese perdano continuamente di competitività. E ora, o si smette di tassare le nostre imprese, o si creano le condizioni perché le nostre imprese non siano soffocate da una burocrazia che noi vediamo continuamente, che lo Stato dimostra di essere debole con i forti e forte con i deboli, e i nostri imprenditori che già sono lì, che si stanno prodigando in tutti i modi per non morire, per dire, vediamo che lo Stato continua a intervenire creando nuovi balzelli, nuova burocrazia, nuove tasse, e vogliono ammazzare le imprese perché c'è un approccio culturale sbagliato che ha sempre visto negli imprenditori, nei piccoli e medi imprenditori, come la famosa mucca da mungere. La mucca sta morendo e nessuno poi potrà mungere il latte per poter dare servizi all'intera collettività. Cioè, su questo credo che o interveniamo in quel modo e facciamo sopravvivere le imprese, le facciamo ripartire, o altrimenti non ci sarà più lavoro e ricchezza e ci troveremo nelle condizioni di dover subire le conseguenze di queste scelte scellerate, veramente scellerate. Però posso un ragionamento breve? Noi siamo il paese che detiene il 60-80%, dipende dalle fonti, dei beni culturali. Li sfruttiamo questi beni culturali? Secondo me no. Noi andiamo a Pompei, una città che cade a pezzi, e non c'è non ci sono strutture che possono ospitare i turisti. È un controsenso. Se la maggior parte dei nostri musei sono chiusi, quando arrivano il magazzino, ma allora, mi domando, perché non riusciamo a fare questa economia? Perché noi non amiamo abbastanza il nostro paese. Se noi fossimo più in no, se fossimo, io non sono pessimista come il mio amico Morosin, per dire, io sono ancora convinto che il nostro paese si possa salvare. Ma Venezia di che cosa vive? E sono anche convinto che si possa fare ancora molto per frenare questa caduta repentina che c'è nel nostro paese, anche dell'economia, e sono convinto che possiamo rilanciare il nostro paese. Dobbiamo amare di più il nostro paese. Non riusciamo neanche a restaurare l'Africa. Bisogna valorizzare quello che abbiamo. Se è vero come è vero che la felicità non consiste nell'avere ciò che si desidera, ma nel desiderare quello che si ha, noi dobbiamo valorizzare ciò di cui siamo ricchi, e vuol dire la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, le bellezze naturali. Invece noi continuiamo a fare in modo da andare a mortificarci e a non valorizzare quello che abbiamo. Ma perché non ne parliamo? Ne parliamo, non dico tutte le sere. Domani sera, tra l'altro, c'è il colonnello Maurizio Bortoletti dei Carabinieri, candidato al Parlamento europeo, che è commissario a Pompei dopo aver sanato l'ASL di Salerno. Siccome l'ha sanata, giustamente l'hanno messo. Esatto. Allora, guardate che Pompei, poi torniamo. Torniamo però da Maria Pia Morelli, cercava i nidi sugli alberi, Pandolfi Editori. Appena uscito un romanzo che è anche uno spaccato della società del Veneto. Senta, signora, ma spieghiamo anche il titolo, no? Perché cercava i nidi sugli alberi, molti si chiederanno a chi si riferisce, alla protagonista del romanzo, e che significato ha? Perché cercare i nidi sugli alberi probabilmente è una filosofia di vita che si contestualizza anche con quello che stavamo dicendo, perché io ho un ruolo pubblico che è quello di presidente dell'Istituto di Ricerca e Studi su Canova e il Neoclassicismo. Quindi con la cultura, quando mi parlate di cultura con la C maiuscola, aprite una di quelle autostrade stratosferiche. Poco fa citavate Pompei. Bene, allora io voglio invece parlarvi un secondo di Ercolano. Ercolano, una signora onorevole che conosco, Luisa Bossa, ha messo in piedi il MAV, il Museo Archeologico Virtuale. Una cosa straordinaria è riuscita a fare questa donna, insieme naturalmente all'amministrazione, in un paese che era commissariato per Camorra, perché Ercolano era una realtà, ed è, resta una realtà molto difficile.
Questo museo, che è qualcosa di fantastico, resta comunque sconosciuto, perché probabilmente qui siamo 7-8 persone e nessuno sapeva che esiste una cosa di questo genere. Quindi questo soltanto per dire che sempre la stessa signora, qualche anno prima, si era messa personalmente davanti alle ruspe che avrebbero voluto spianare le ville del Miglio d'Oro, che sono quelle che sono state costruite da Luigi Vanvitelli. Questo succede in Italia, succede in Campania, succede un po' dappertutto. Questa è una realtà allucinante. E perché le spianavano? Naturalmente le avrebbero spianate per fare la classica speculazione edilizia. Allora, io ho fondato un'azienda di piastrelle, quindi di problematiche edili, qualcosa ne so. Però certo che sono naturalizzata veneta, perché nasco romagnola, ma sono da 26 anni nel Veneto. Io amo questo territorio, però devo anche dire che è stato devastato. E io sono un imprenditore, è stato devastato da capannoni, è stato devastato dall'ignoranza dell'amministrazione, certo, delle varie amministrazioni che hanno concesso agibilità, permessi. E continua. E questo è una cosa allucinante. Allora, cosa manca al nostro paese? Io non voglio insegnare niente a nessuno, non ho la verità in tasca, ma ho una mia idea molto chiara. Al nostro paese, primo, manca una cultura della cultura. Bravo. Che significa che una valorizzazione, a prescindere da un interesse economico, di quello che dei nostri beni, del nostro patrimonio artistico che è naturale e paesaggistico, perché è vero che l'Italia ha tanta storia, è vero che i giacimenti culturali italiani sono i più immensi del mondo. È vero tutto questo, ma questo non è un prodotto naturale al quale gli italiani, a cui gli italiani possano attingere a piene mani continuamente. Perché finisce? Perché? Perché cultura invece sono quelle persone che quotidianamente lavorano, svolgono ruoli come quello che svolgo io, come gli altri membri del mio consiglio d'amministrazione, che sono volontari della cultura, e quanti ce ne sono, lavorano per salvaguardare, mantenere, accrescere quello che di materiale e immateriale abbiamo. Torno a Canova, io presiedo questo... A Possagno. Sì, a Possagno e a Bassano. Uno, Canova, io sono la presidente di questo istituto, il mio istituto ha sede a Bassano, però c'è anche la fondazione che è a Canova, che è presieduto, il mio alter ego è Giancarlo Galan. Bene, voglio dire, Canova è un patrimonio dell'umanità, non è di Bassano, di Possagno, del Veneto, di Venezia, di Vicenza. No, quindi non va frazionato a nostro uso e consumo. Ecco perché prima, una battuta prima che iniziasse la trasmissione, perché non otteniamo dei risultati? Perché non facciamo squadra? Perché non lavoriamo insieme? Ma nessuno ne parla, Perché non c'è la volontà di essere inclusivi? Sì. Non c'è questo nel nostro paese, manca questo, perché tutti i ragionamenti che sono stati fatti poco fa, fino adesso, sono validissimi, giustissimi, noi abbiamo bisogno di fatti. Io rappresento un personaggio che è stato uno straordinario scultore, un artista fantastico, il più famoso, il più pagato al mondo da vivo, lo sapete, è stato l'artista più pagato al mondo. Un artista imprenditore che però lui ha fatto i fatti, sapete questa cosa? E se non la sapete ve la dico, perché noi dobbiamo ringraziare un uomo che è stato un antesignano della globalizzazione, un uomo modernissimo, perché ha avuto ha avuto mandato da Papa Pio VII di essere come legato dello Stato Pontificio, cioè? È andato direttamente in Francia a battere sulla spalla dell'occhio di Napoleone,
per far tornare in Italia le opere, certo, che Napoleone Bonaparte aveva razziato. Allora, cari signori, se voi vedete, non so, i quattro cavalli della Basilica di San Marco, piuttosto che il Laoconte, piuttosto, certo, che la Trasfigurazione di Raffaello, lo dobbiamo a un uomo che non perdeva un'occasione di dire che ringraziava il cielo di essere nato in Italia. Bravissimo. La nostra Italia, tanto piena, bistrattata e piena di problemi. Lui non ha solo parlato, lui ha fatto, perché andare da Napoleone Bonaparte a dirgli: senti caro mio, restituisci questo, a quei tempi con le carrette, con i carretti, con i cavalli, con le Alpi da valicare, non era facile. Allora, anni fa gli stranieri che giravano per Venezia erano tutti turisti, oggi sono occupanti. Allora, Stella Maris, per la gioia dei suoi fans, perché se voi guardate i social network sono migliaia i fans di Stella Maris, la seguono in tutte le televisioni in cui lavora, e volevo sapere, voi nel vostro ambiente avete problemi di concorrenza di ragazze straniere? Che cosa succede? Siete contrattualizzate? Un po' adesso il discorso delle straniere che vengono nel mondo dello spettacolo. Ma io comunque posso parlare per me io faccio anche degli spettacoli e non ho grandi problemi, anche perché io faccio il mio spettacolo e quindi riesco a vendermi bene, tra virgolette. Io sono, mi ritengo imprenditrice di me stessa. Quindi insomma, quindi più o meno lavoro in proprio. No? Esatto, perché io comunque mi compro i vestiti, io magari studio danza perché magari voglio essere più preparata nei miei spettacoli e insomma quant'altro, ecco. E quindi non ho grandi problemi. L'unico problema è che i cachet bisogna essere molto contenuti, perché i locali se no non ti chiamano, o comunque sì, ti chiamano una volta, magari non ti chiamano più. Anche lì faccio un cachet, se magari mi dà più date per esempio nell'arco dell'anno, allora magari abbasso un pochettino il cachet, e così si riesce ad avere un lavoro di a lungo andare, ecco. Io mi gestisco un po' così, perché sennò... Lei non ha bisogno di un manager, diciamo, di un impresario, un classico impresario che fissa... No, io ho avuto anche impresari, ma sinceramente... È meglio lasciar perdere. Esatto, proprio. Cioè, lasciamo perdere. Ci si imbatte spesso nel gatto e la volpe, no? Fantomatici impresari poi, C'era anche quella canzone di Bennato che appunto parlava dei discografici che erano degli imbroglioni e volevano soltanto sfruttarlo, no? Succede esatto, nel mondo dello spettacolo, bisogna sempre stare settore, sul chi va là. Sono in arrivo gli 80 denari di Giuda Renzi, i pensionati con la minima possono continuare a tirare la cinghia, giustizia sociale. Allora io direi, regia, andiamo in pubblicità pochissimi istanti e poi... riprendiamo con i nostri ospiti, con i vostri sms, state con noi, continuate a scrivere, grazie, a tra pochissimo.